Ciao a tutti ragazzi, oggi video speciale con Giovanni Armanini. Questo ve lo dico, sarà un video troppo teorico, quindi preparatevi. Passate qui sotto in descrizione dove troverete tutti i profili social di Giovanni, ovviamente, e sottolineo anche il link per scaricare OneFootball, perché la Superlega è ufficialmente sospesa. Potete trovare i comunicati su OneFootball, ma stasera si gioca anche una partita delicatissima, che è Juventus-Parma, che quindi ci riporta al discorso lotta Champions League, lotta al quarto posto, che guardate un po', magicamente torna a galla. Prima di iniziare volevo chiedere una cosa. Ieri, nel video che ho fatto uscire la ricostruzione della live su Twitch, avevo sottolineato una cosa, cioè che i tifosi che comprano prodotti falsi, che supportano la pirateria, oppure che si avvalgono di bagarinaggio per entrare allo stadio, non avevano diritto di parola. Qualcuno l'ha compresa come: se io pago di più, ho più diritto di te. Ovviamente, ragazzi, mi sembra anche brutto dovervelo dire. No, non era quello il messaggio. Il messaggio è chiaro, nel senso che una qualsiasi società di calcio ha delle spese. Ha delle spese e in questo momento ha dei ricavi minori per via degli stadi chiusi a causa Covid. Queste spese vanno sostenute, nonostante appunto ricavi minori, e i ricavi ad oggi li prendi dal merchandising, li prendi dal fatto che ci siano diritti televisivi, e che se anche noi tifosi ci mettiamo a non supportare al meglio le nostre squadre diventeranno sempre più povere. Qualcuno diceva: ma io non posso permettermi la maglia, non posso permettermi l'abbonamento. Io capisco, io non sto giudicando nessuno e mai giudicherò scelte di vita delle persone, però ricordatevi che il fatto che voi non possiate permettervelo a cascata poi va a influire sul fatto che una società non possa investire un po' di più, un po' di meno, che ovviamente i prezzi continueranno a salire nel mondo del calcio, i giocatori continueranno a guadagnare tanto. Infatti questo populismo che ho visto in queste ultime ore da parte dei calciatori un po' mi ha fatto voltare lo stomaco, ma le società dovranno comunque tirare fuori i soldi, e in qualche modo dovranno tirare fuori i soldi. E quindi con Giovanni oggi cerchiamo di capire anche quali possono essere le prospettive future, perché la Superlega, io non è che sia un fan della Superlega, non sono mai stato un fan della Superlega, ve l'ho detto, a livello meritocratico un po' mi faceva schifo, però se i club sono andati in quella direzione era un grido d'aiuto. Comunque non vi rubo altro tempo, volevo solo chiarire questo punto, perché ovviamente non volevo passare per quello che si fa i cazzi vostri, vi fai i conti in tasca, perché non sono questa persona, volevo chiarire la mia posizione. Via! Eccoci qua, siamo con Giovanni Armanini. Grazie mille Giovanni per aver accettato l'invito. E la Superlega è durata meno delle mie birre in frigo, una cosa del genere. È stata un in-out inaspettato. Cosa mi dici? Non so quanto durano le tue, ma le mie hanno sempre vita abbastanza corta. Quindi siamo lì. Ma guarda, sì, onestamente, da un'operazione del genere ci si aspettava una stabilità, ma anche una capacità di risposta all'opinione pubblica diversa. Io credo che, oltre all'opinione pubblica, che giustamente i tifosi inglesi, eccetera, rivendica i suoi spazi, ci sia stato un grosso movimento di intelligence politica, insomma, c'è stato sicuramente anche quello, e ovviamente l'UEFA ha messo in campo le sue armi. Adesso stiamo a vedere, perché la situazione è chiara. Io partirei dal primo punto veramente importante, che Vai. secondo me mette tutti d'accordo. È stato affermato che nel calcio la meritocrazia, non si può ragionare di status. Non si può ragionare di status acquisiti, il concetto di promozione e retrocessione, e quindi di merito, deve essere sempre affermato. Poi, che questo sia un merito acquisito su base nazionale, come è adesso, Certo. arrivi in campionato e giochi le coppe, Certo. o come io auspico per il futuro, è un merito che deve essere acquisito anche su base internazionale, perché il mio auspicio è che in futuro ci sia una Serie A europea, chiamiamola Certo. così, così togliamo ogni definizione dal tavolo, Serie A europea, con i migliori club che si stabiliscono in un lasso di tempo, ad esempio con il ranking, che poi sono i risultati, le vittorie e i pareggi che tu Quello. fai, ad esempio da qui al 2024, e poi però attenzione delle promozioni e delle retrocessioni, anche con un forte ricambio. Infatti, guarda Giovanni, ci tengo a dirlo perché magari non sai la mia posizione.
A me della Superlega sì, no, me ne è fregato relativamente. Secondo me l'idea era interessante, era assolutamente illogico che ci fossero 15 squadre che partecipavano sempre. Io ho condannato sin dal primo giorno, è impossibile, però se arrivano a fare questo discorso è perché non ci stanno più dentro tutti i club maggiori e quindi deve cambiare qualcosa. Te dici bene, non ha vinto il calcio, cioè togliamo questa cosa, non ha vinto i tifosi, hanno vinto dei soldi in confronto di altri soldi, ha vinto la politica. Ancora una volta ha vinto la politica, non sono i tifosi che sono scesi in piazza ieri che hanno fatto cambiare idea al Manchester City, al Liverpool che fanno il comunicato, chiedo scusa ai nostri tifosi, non è vero, è una bugia Sì. Sai, colossale. Luca, ma magari mettiamola molto più Vai. sottilmente. La politica lavora coi voti. I Certo, sì. tifosi sono voti. Lo I so. tifosi sono voti. Quindi diciamo che per una volta possiamo dire che questi voti sono stati incanalati nel modo giusto? Sì, secondo me sì. Quindi c'è la vittoria della politica che è intervenuta, ma è intervenuta su una cosa importante, eh? E poi, adesso non vogliamo buttarla in politica, però Boris Vai. Johnson, tra la velocità sui vaccini e questa operazione, credo sia il massimo storico della sua popolarità in Inghilterra. Quindi, comunque, a lui va dato atto di questo, che vi piaccia o non vi piaccia la Superlega, questo è quello che è. Esatto. No, no, ma infatti guarda, poi ti dico, sai bene che quando tocchi il calcio al cittadino puoi toccargli tutto, la sanità, l'infrastruttura, la cultura, ma gli tocchi il calcio, il cittadino non ci sta. E infatti abbiamo visto che ci sono state delle ripercussioni nell'immediato proprio perché il calcio. Però io adesso ti faccio una domanda, perché l'idea della Superlega era aumentare i ricavi, no? Per stare meglio. Dato che non puoi aumentare i ricavi, la Champions League poi adesso è andata a 36, cioè proprio diametralmente opposta alla Superlega. Dovrei abbassare i costi, mi viene da dire, perché i casi sono due. Infatti il problema è molto semplice. L'aumentare i ricavi non è solo l'aumentare i ricavi, è anche garantirsi dei ricavi Esatto. nel medio periodo, quantomeno. I club inglesi perché erano dentro? Perché club come il Tottenham e l'Arsenal in un campionato ipercompetitivo come la Premier Non League non hanno il entrano. posto garantito nelle prime quattro. Certo. E quindi questo è un fattore di competizione che li penalizza rispetto ad esempio al Barcellona e al Real Madrid che l'hanno praticamente Ce l'hanno garantito. Il sempre. Bayern garantito non c'era, ma il Bayern ha un posto garantito. Il Paris Saint-Germain ha un posto garantito. Bayern e Paris Saint-Germain avevano un posto garantito e forse anche per quello erano fuori. I Questo non te nostri lo so sono in una dire. posizione, i nostri sono in una posizione ibrida. Juventus, Milan e Inter non hanno un posto garantito perché comunque il nostro è un campionato ad alta competitività. Magari non abbiamo le squadre più forti d'Europa, però sono squadre molto simili che quando Tutte. ragioni tra il settimo e il secondo posto possono stare dentro o fuori. Quindi non siamo i migliori, ma abbiamo un'alta competizione interna, sicuramente più alta degli altri. Quindi non in valore assoluto, ma per contiguità dei valori delle squadre. E quindi questo faceva gioco. I ricavi europei, probabilmente, questo secondo me dal punto di vista manageriale è un dato, dovranno essere considerati come non fissi. E quindi bisognerà ragionare sul rischio, perché c'è il rischio imprenditoriale di non averli di anno in anno, e quindi non potranno essere considerati una parte integrante stabile del bilancio, e quindi non si potranno spendere di anno in anno. E questo vale prima di tutto per i club delle società inglesi, che sono quelli che peraltro ne prendono di più, per i Sì, club inglesi, e sì, sì. poi per i nostri. E questo è un qualcosa forse un po' penalizzante. Guarda, io ti dico, io sono anche quasi contento del fatto che si sia interrotto il discorso né da una parte né dall'altra. Ripeto, non mi interessava, a me interessava il concetto, non lo schieramento. Però adesso si parla di calcio. Si parla di calcio, stasera c'è Juve Parma. Noi diciamo, la Juve c'è garantita, però intanto sta rischiando, lì che rischia. Ti faccio una domanda. La Juve, metti che quest'anno non entra nelle prime quattro. Agnelli qualche anno fa aveva fatto l'esempio dell'Atalanta che è stato completamente sdoganato, che non diceva che l'Atalanta non doveva stare in Champions, ma per far entrare in Champions determinate squadre ci vuole un rendimento su base pluriannuale, non botta secca. Questo dovrebbe Certo. cambiare per quanto mi riguarda. Sì, sai qual è il problema maggiore? Vai. Come in tutti i processi economici, la cosa peggiore per la programmazione economica è l'incertezza. Esatto. Perché se tu oggi avessi la certezza di quello che sarà la Champions League, ad esempio nel 2024-25, tu potresti anche, è vero, con un bagno di sangue economico-finanziario probabilmente, accettare, tra virgolette, il fatto che l'anno prossimo non avresti grandi incassi europei, ma siccome hai una proprietà importante ed è una proprietà di imprenditori che investe su dei progetti imprenditoriali, non investe per comprare il calciatore o vendere il calciatore,
calciatori, investe sempre sull'idea di prospettiva. Quindi se con questa incertezza tu, imprenditore, non sai, imprenditore del calcio, non sai cosa ti succede a 2, 3, 5 anni. Grandi imprenditori pianificano a 5 anni. E quindi questo è il vero elemento di incertezza. Qui non si tratta di andare sul mercato e provare a fare all-in, ma magari ricostruire in 2 anni, perché sai che il primo anno non hai ricavi europei e poi il secondo anno. Quindi è un danno, ma il danno maggiore è l'incertezza. Dicevo, e poi fammi dire, il problema è che oggi i club, i grandi club, sono in un angolo. Quando chiedono la riduzione delle squadre, e questo l'ha fatto anche il Manchester United e il Liverpool in Premier League, ottengono un no, perché nelle leghe pesano molto meno, pesano 1 su 20 quando votano, e pesano molto meno di quello che è la rilevanza dei loro tifosi, che pur sono importanti, perché quando tu prendi i soldi delle televisioni, certo, la presenza di questi grandi club è importante, però poi al momento decisionale questi grandi club sono in un angolo. A livello UEFA gli viene detto di no, e il torneo esclusivo non lo possono più minacciare perché hanno giocato la carta e se la sono giocata. Quindi la posizione di questi club è difficile, e quindi la programmazione diventa ancora più difficile. Però possiamo dirlo, secondo me, fuori dai denti, in tutta tranquillità, non ci stipendia nessuno di questi club. È stata una figura di da tutte le parti, secondo me, lato club, lato UEFA, dappertutto. È mancata una narrazione, è mancata una costruzione, è mancata la comunicazione. Siccome tutti parlano di nuove generazioni, di quello che bisogna fare per far piacere, io sono convinto, non sono uno della nuova generazione, però credo che per essere allineati alla nuova generazione serva capire le dinamiche. E noi siamo sul tuo canale, che si distingue con tanti altri canali per la capacità di interagire con la community. Certo. Ecco, secondo me oggi ai club, all'UEFA, eccetera, manca una narrazione che sia capace di interagire e di ascoltare veramente le proprie community. Te dici, sono freddi, distaccati. Bravo, anche nei format. Perché il punto è, la domanda che io farei a loro, ma voi questa volta vi siete adeguati? Dite di esservi adeguati, ma voi li ascoltate? Io ho l'impressione che questo non accada. L'ascolto è fondamentale. Io sono convinto che il futuro delle partite di calcio in diretta sia il telecronista, che avrà sempre più ruolo, certo, magari in una finestrella o così, una webcam, e la capacità di ascoltare in diretta cosa ti dicono le persone, la capacità di interagire, perché questa cosa qui crea una differenza competitiva. Ma crea un legame, io te lo dico, attraverso Twitch, YouTube, l'abbiamo visto, crea un legame veramente con le persone, e ti parlano proprio in prima persona, non parlano più al club Juventus, parlano eventualmente, esatto, a Luca Toselli, capito? Quindi bravo. E quindi i club devono saper fare questo dialogo. Clubhouse, che ha il suo percorso probabilmente, però come applicazione ci insegna una cosa: il pubblico che è audience, che sale e può dire la sua. Ma anche perché alla fine sono loro che muovono il denaro. Cioè, se noi da domani ci svegliamo e diciamo basta, non lo vogliamo più vedere il calcio. Calcio, certo. Non è che lo farà un altro. Se il Covid ci ha insegnato una cosa, ci ha insegnato che oggi il problema economico-finanziario di flussi di cassa è perché non ci sono le persone allo stadio. Quindi si è sempre detto vogliono svuotare gli stadi perché diamo fastidio, eccetera. Adesso è accaduto, e hanno problemi economici finanziari, perché quando tu paghi l'abbonamento, e tutti quelli che pagano l'abbonamento stanno finanziando il primo quarto del campionato perché danno il cash immediato, e i problemi di cassa che i club hanno sono un problema di cash flow. Sì, no, noi siamo i poveri, ma siamo quelli che pagano ai ricchi. Cioè, è inutile, lo stipendio di Ronaldo lo pago io mentre ricompro la maglia, lo pago io mentre ricompro l'abbonamento a Sky, a DAZN, al posto allo stadio, sono io. Capisci? Il biglietto stadio poi è l'elemento poi chiave, e i consumi da stadio. E questo vale per gli inglesi, che hanno una grossa dipendenza da questo, e vale per i club italiani in generale. Questo è un fatto.
Questo sta rimettendo il tifoso al centro, poi magari non come piace ai romantici, il tifoso cliente al centro, ma il tifoso cliente, quando somma la sua presenza, poi diventa una parte rilevante, diventa una parte non trascurabile. Però io ti faccio una domanda, qual è il tifoso romantico? Perché a me è capitato di vedere su Twitch che ne parlavano Vieri, Adani, Cassano, Ventola, e mi dicevano, Cassano e Ventola, noi siamo tifosi del Bari, noi sogniamo che il Bari possa andare in Champions League e voglio che il Bari vada in Champions League. Però io però faccio un passo indietro. Se è vero come è vero che non vuoi risultare ipocrita, nel momento clou della tua carriera, invece che lasciare Bari entrambi per andare a Roma, Inter, Real Madrid, allora rimani a Bari, qualsiasi cosa accada, e provi a farmelo andare in Champions League. È troppo facile, siccome dopo quando certo, hai già fatto la tua carriera. Ma infatti, Luca, l'incoerenza è un dato chiave del romanticismo. Certo. La nostalgia si basa su questa stupida rappresentazione del passato che non rappresenta il passato. La nostalgia ci spiega che gli anni 90 erano bellissimi, non ci spiega che sono finiti con dei fallimenti a catena, non ci spiega che sperperavamo soldi, non ci spiega che c'erano clientele politiche che tenevano su e giù i club negli anni 80 e negli anni 90. La nostalgia dovrebbe partire da questo e poi spiegarci che tutto era bello perché eravamo tutti più giovani, punto. Non perché la cosa era gestita, perché in quegli anni, quando è scoppiata la prima bolla nel 2000 del calcio e sono saltate le varie società e alcune sono state salvate perché hanno trattato col fisco, in quegli anni lì ci siamo giocati, ci siamo spesi quello che dovevamo spendere adesso. Lo disse benissimo uno che non piace ai tifosi juventini, che è Zdeněk Zeman, a cui chiesero: perché tu non hai vinto con la Roma? E perché tu non hai vinto con la Lazio? E un giorno potete cercarlo, potete googlarlo. E lui rispose: perché la Roma dopo di me ha speso 400 miliardi che sta ancora cercando. E perché la Lazio dopo di me ha speso 800 che sta ancora continuando a cercare. Sì, io ho sognato il Brescia in Serie A. Ha fatto 5 anni il Brescia in Serie A. Ma devo ammetterlo, quei 5 anni di Baggio, il mio Brescia li ha pagati per i restanti 15 e oggi non sappiamo se stiamo ancora pagando quei debiti o se stiamo lì per forse finirli. Questo è il romanticismo e la nostalgia. Questo è quello che è stato creato in Italia e la rappresentazione errata che ne è stata data. Bisogna andare oltre. Non si sta negando qui il diritto del Bari a sognare la Champions League. No, negli anni 80 c'erano 16 squadre in Serie A, ma c'erano l'Ascoli, l'Avellino, il Como che salivano. Erano lo Spezia e la Spal di adesso, certo, e il Crotone di adesso. C'erano. Il problema è in che misura il sistema può supportare questo tipo di club, in che misura, perché altrimenti domani diciamo diritto a tutti a partecipare, facciamo la Serie A 30 squadre, è ovvio che non può stare in piedi. Crolla su se stessa, come sarebbe crollata senza Juve, Milan e Inter, tra l'altro. Quando giocò calcio all'inizio degli anni 2000 creò una piattaforma per commercializzare il diritto dei piccoli, durò dalla sera alla mattina, perché ai piccoli serve la solidarietà dei grandi, perché, e io te lo dico da caporedattore di OneFootball, io li vedo i numeri, in Italia il 70% dei tifosi ti dice che la sua squadra favorita è la Juventus, il Milan o l'Inter. Fine, cioè il resto è chiacchiera. Questa è la passione della gente, non si tratta di negare la passione degli altri, ma si tratta di capire come la passione della gente oggi è incanalata e perisiede la passione della gente. Questo è il fatto. E allora, davanti a questo, credo che i picchi che hanno riportato la grande vittoria oggi debbano messi comunque nella condizione di dire: ragazzi, va bene, però bisogna trovare misura. Ad esempio, secondo me, il modello tedesco, che dà una distribuzione dei diritti TV tra la Serie A e la Serie B, tra la Bundesliga e la Zweite Bundesliga, e quindi dà ai piccoli una maggiore garanzia nel medio periodo, ecco, quello è un modello che io vedrei bene e che io metterei in campo come contropartita alla riduzione del numero di squadre in Serie A. Noi vi garantiamo nel medio periodo una stabilità via il paracadute, certo. usiamo qualcosa di migliore nel medio periodo, voi accettate di giocare un campionato di Serie B, più magari a 16 squadre. Più competitivo anche quello di Serie A. Con una,
Bravo, con un'alta competitività. È più formativo anche per il giocatore italiano, perché il giocatore che gioca a vincere e il giocatore che gioca a non perdere hanno una formazione calcistica diversa. Questo io Certo. auspico. Questo io auspico per il futuro del calcio. E i club piccoli e medi adesso, ripeto, hanno portato una grande vittoria, ma devono aprire, perché comunque non possono sempre dimenticare che loro prendono 50, 60 milioni che da soli non Perché gli prenderebbero. altri investono. Da soli non li prenderebbero. Quando la Juve venne mandata in Serie B, non voglio aprire un capitolo, ma quando venne mandata in Serie B, venne poi rivista la sentenza. Anche perché gli altri capirono che senza la Juventus il valore del prodotto si svalutava perché stavi tagliando fuori il 35% dei tifosi del campionato principale di Serie A. Che non significa che se sei colpevole di qualcosa non devi essere punito. Significa che c'è una punizione e c'è un contrappeso perché comunque sei dentro di un sistema. Tra l'altro te la butto lì, io Serie B è stato il mio primo anno di calcio in assoluto da tifoso della Juventus, ricordo come se fosse ieri che Sky per la prima volta nella sua storia acquista i diritti della Serie B, perché non si era Bravo. mai visto. E perché li compra? Perché c'è la Juventus, fa girare dei soldi, è supportata, non importava la categoria, importava la società. La società perché aveva tanti tifosi attaccati, che sono quei tifosi che fanno girare il denaro e lo convertono in abbonamenti per guardare la Serie B, fregandosene se A o Ed è B. storicamente stata, ed è Luca storicamente stata, la categoria, la stagione con meno persone in media allo stadio in Serie A. È un Pensa, dato di fatto. pensa, ma non è una coincidenza, cioè è inutile. Poi ti dico questo perché ancora noi abbiamo fatto con One Football una ricerca sulla generazione Z, perché i nostri utenti sono molto giovani. Certo. I nostri utenti ci dicono che loro allo stadio ci vogliono andare, loro lo stadio lo vogliono riempire, loro vogliono vivere lo spettacolo, ma vogliono vivere l'intrattenimento. Io ho vissuto in Inghilterra vai allo stadio 2 ore prima perché mangi fuori, ti diverti, bevi qualcosa. C'è un momento di aggregazione, eccetera. È anche molto culturale loro, Certo, aspettano sì. di andare allo stadio e tornare. Però questa cosa qui, questa è una cosa che va a favore della generazione Z ed è molto vecchia scuola, però implementiamo questo, Sono alziamo il d'accordo. livello di servizio. Sono E d'accordo. questo vale per i grandi club, ma vale soprattutto per i medi e per i piccoli. Sono d'accordo. E bisogna tornare a ragionare su progetti tecnici e tattici e di società veri, veri. Non bisogna, è ora di, bisogna, sei uno dei problemi del calcio italiano, troppa compravendita di calciatori. Eccessiva. L'Italia muove in entrata e in uscita circa 1.000-1.200 giocatori all'anno. La Bundesliga ne muove 300-350, parlo dell'intero, 4 volte tanto. Guarda un po'. Muovendo 4 volte tanto i giocatori e investendo nel saldo acquisti cessioni 1 miliardo contro il mezzo miliardo dei tedeschi, abbiamo gli stessi identici risultati europei in termini di ranking, con una differenza che loro hanno una squadra bandiera che lavora diversamente e che in E che Champions le vince, che le Champions le vince. League. Però capisci che il nostro modello di business è molto simile a quando stai bene dal punto di vista del tuo stipendio a fine mese. Quando sai che hai delle entrate, organizzi la tua vita e la vita ti va meglio. Quando hai l'incertezza del domani, sei esposto a qualsiasi cosa. Questa è una cosa, questo tradotto in calcio è il modello di business delle squadre. Quando tu hai una situazione finanziariamente stabile e regolare, allora puoi cominciare, allora ti dedichi alla tattica, alla tecnica. Secondo me il grande problema nostro è questo, è che abbiamo un andirivieni di calciatori che non ha Che non si valorizzano poi. essere tecnica. E questo è il problema. Io ho cominciato a sottolinearlo anni fa, perché il problema è diventato un problemone quando questa cosa qui è diventata al centro delle strategie anche della Juventus, che è la squadra bandiera del nostro campionato. Questo purtroppo è il problema. E lo vediamo oggi il risultato che diventa una cosa negativa, plusvalenza e movimenti di giocatori che poi non arriva mai in prima squadra. Oggi è sotto gli occhi di tutti, è diventata una cosa negativa. Io, Gio, ti ringrazio.
per la chiacchierata generale che abbiamo fatto. È stato un piacere davvero e È boh, un piacere. vediamo perché poi io qui di ora in ora È le quello il cose problema. Non riesci neanche a programmare perché poi menti sul video ed è già vecchio, non si capisce niente. Però stasera torniamo a parlare di calcio. Juve Parma, torniamo a parlare di calcio. finalmente, Che finalmente. Tu ora. parli di calcio, io mi godrò la Premier League perché sai che Premier League, Bundesliga, il mio terreno è quello lì. Poi dopo, siccome sono un matto, ho fatto il conto. Dall'inizio di gennaio sono vicino alle 100 partite seguite dal primo al 90esimo. Pum! È sparato. Da spararsi davvero. Sono matto. Ne vedo mediamente una al giorno, a volte due. Sai che c'era quella... Poi ti lascio chiudere perché poi sono uno che cazzeggia Ah no, tanto. anche a me piace. Quel documentario su Football Manager Ok. con il ragazzo che era ormai Ah, sempre dentro sì. Football Manager, ok? E che di notte sta giocando a Football Manager, si sveglia la sua ragazza e lo guarda storto e lui chiude al volo e dice: no, stavo guardando un porno. Ecco, io mi Per pur di giustificare. di notte vado avanti a vedermi le partite. Benissimo. Grazie mille ancora una volta ai social di Joe, sono qui sotto in descrizione, fate un salto e passate. Ciao a tutti, grazie. E viva il calcio a Grazie sto punto, dato che quello è il a te. Sì, punto. sempre. Viva, viva, viva il calcio.